Buongiorno, ben arrivati in un nuovo video. Ed è un po' che non giro video, forse da non molto. Questo è un video svuota la spesa di la maggior parte grande svuota la spesa di Eurospin e poi due cose precise al deco che devo prendere lì. Partiamo da Eurospin. Allora, da Eurospin ho speso sulle 95 euro proprio appunto perché ho preso tantissime cose. Allora, parto qua da quello che c'ho vicino. Dal libro di pesce e spada che ho comprato, che oggi li faccio come secondo a mio marito, che sono costati insomma un po' tanto, 6 euro in base al peso, e li faccio al forno. Poi ho preso due confezioni di prugne denocciolate del marchio Sibamba, queste qua 250 grammi cada uno, questo e questi di qua uguali. Poi ho preso le vaschette, queste per cucinare nel forno, per fare delle pietanze misurate da poco. E ho preso questi di alluminio. Poi ho preso un pacco di carote, queste qua, in questo cestello. Poi ho preso il gel anticalcare, questo Dexal, che io comunque se mi trovo lì e mi serve lo compro perché non è malaccio. Certo, io ho avuto il Calgon, quello là in polvere, che mi è durato tantissimo, però l'ho preso in offerta tempo fa dai cinesi. Mamma mia, sti capelli. E poi ho preso che un nuovo marchio di Eurofin, la linea Luxury, questo sapone per mani. Ho preso la fragranza latte e miele, io già l'ho utilizzato per un'altra fragranza, non mi ricordo qual è, ce l'ho in uso. Forse al cocco, non lo so, ma è molto buono, lascia la pelle morbida e l'ho voluto prendere. Poi ho preso, c'ero in offerta, le piantine di basilico. Io adoro il basilico, adoro il pesto, adoro tutto quello che è basilico. Messo sulla pizza, cercherò di annaffiarlo e di farlo dorare. Poi ho preso un vasettino di appunto pesto, quello là da banco frigo, pesto fresco, che non so, non ho letto manco quando scade, spero che non scade ancora il 4 di maggio. Poi ho preso, c'erano delle novità, Eurofine, diciamo nei gestoni, nella parte degli accessori, ho preso la tazza con questo simbolo, mi è piaciuta questa, per sempre insieme, che ci sarebbe il cornetto e il caffè. Poi c'erano altri colori, però a me è piaciuta la cosa del cornetto e ho preso questo che è anche il cosino, il cucchiaino abbinato. E poi ho preso questo, io lo uso per mettere i cornflakes, perché quello che ho è diventato vecchio, lo sto ancora utilizzando, però ho Sì, preso questo. Poi ho preso le candele colorate che io ho riviste perché erano finite da Eurospin, non c'erano più. Ho preso queste piccole fragranza vaniglia, frutti di bosco, un'altra vaniglia. Ho preso questa grande che sembra la Yankee Candle, ma non è, però è ottima. E ai frutti di bosco. C'è mio padre che mormora. Poi ho preso il deodorante per ambiente alla lavagna, alla lavanda, no, alla lavagna. E poi, qua nella borsa, i cornetti portanti per mio marito all'albicocca, perché dice che non ci piacciono tanto questi, la dolciando, perché della Kinder hanno fatto pure diciamo, quelli all'albicocca, però non li ho voluti presi. Ci ho detto, ci sono anche quelli all'albicocca della Kinder, però sono 6 in un pacco, qui sono 10, saranno buoni. Poi ho preso i panni, quelli là anti incidenti di lavaggio della lavatrice, questi qua assorbicolori. Mi prendo il borsone. Poi ho preso tre confezioncine di tonno, perché quelli proprio assai costavano troppo, quasi 10 euro, un paccone. Poi ho preso la simile Philadelphia, però quella senza lattosio, formaggio sfumabile.
petto di pollo arrostito che l'altra volta ho preso quello di tacchino e non mi piaceva. Questo è di pollo ed era un'offerta. Poi ho preso due passasfoglia rettangolari, sempre della Tremolini, quelle fresche da frigo. Poi ho preso, che c'era in offerta, la spremuta al 100% di ananas, non da concentrato, dovrebbe essere ananas pura, se l'ho voluta prendere, che era in offerta. Poi dischetti levatrucco, questi grandi. Poi ho preso, che c'era in offerta, i tortelloni ai funghi, che sono strabuoni, erano in offerta, perché sennò costano un poco di più. Sono 500 grammi a pacco. Questo qua. Un pacco di fiocchi di avena. Il salmone affumicato che scade ancora il 28 di marzo. Questo è buonissimo. E si può comprare da Eurospin, mentre in altri posti hanno i crepe con il riso soffiato integrali. Peccato che nel pacchetto sono pochi, sono solo 10. Poi ho preso i funghetti, quelli da insalata, quelli freschi. I salvaslip. La vanillina per fare i dolci, il burro senza lattosio, il lievito, polvere di lievito alla vaniglia, questo sempre per fare i dolcini, io che gli faccio l'altro. Una confezioncina di confettura per mio papà alla fragola della Portosolo, quella appunto senza zuccheri aggiunti. È molto buona, io l'ho assaggiata. E poi ho preso delle granella di nocciole e di pistacchi per fare delle ciambelle. E comunque da Eurospin costano un poco di meno. Allora ho preso questi qua alla nocciola. Che è troppo buono il panettone alla nocciola, è strabuono, è tra i miei preferiti. Ora lo faccio versione proprio light, senza uova, senza. E poi ho preso due pacchetti di quello là, granella di pistacchio, sempre, questi si trovano al banco frutta, della frutta secca. Poi che vi devo far vedere? Ah, come. Una cosa di Eurospin che mi sono voluta prendere, un piccolo tostapane che costava anche, diciamo poco, costava 16 euro. Scusate se mi alzo. Questo qua, questa con le manovelle, con le pinze, scusatemi. Questo qua molto, sarà piccolino però, diciamo che i toast me li faccio io, se vuole mio marito, perché non ne avevo, usavo la piastra, però anche la piastra dovevi cambiare, però non ne ho viste da Eurospin, perché è quella in pietra, però è da un po' che la stiamo usando e si sta rovinando proprio lo smalto. Ora passiamo alle due cose proprio del deco, che le cose del deco dove le ho messe là. Ah, ho preso, che era in offerta, questo paccone, questa confezione grande di ammorbidente fabuloso, e la confezione da un litro e 9, e costava in offerta 2 euro e 95 o 75, comunque forse 2 euro e 95 o 75, che poi in un posto c'era scritto 3 euro e 95, 75, in un posto 2, ho chiesto in casse e passava infatti 2,75 euro e l'ho presa la fragranza, quella là alla vaniglia, che è molto buona. Poi che cosa devo mostrarvi? Ah, ho preso le uova, che dove sono messe le uova?
Ho paura di buttarle a terra. Le uova queste allevate a terra, che sono buonissime, grandi, queste grandi ho preso e sono proprio, non credo che adoperano mangime, perché proprio il tuorlo sembra proprio bio, giallo, non arancione, sono molto buone, molto buone. Niente, dal Deco io ne faccio poco a spesa, mio padre invece ho preso i cornflakes, quelli del marchio Deco, perché sono quelli che costano meno. E sono anch'essi molto molto buoni. I Kellogg's ho guardato sempre, non li mettono mai in offerta, ma io non lo so. Perciò ho preso queste che anche sono tostate e sono strabuoni. E costano 1 euro e qualcosa, proprio pochissimo. Poi ho preso un carré per mio papà, quello che lui vuole, quello là dell'Angolino Bianco, perché ora ho visto che l'hanno messo pure da Eurospin. Però pare che ci porto quello che lui preferisce questo. E ho preso questo pacco per lui. Poi ho preso questo yogurt greco al pistacchio. Volevo prendere quelli più liquidi, però c'erano persone là avanti. Ho preso questo, che vorrei fare questa ciambella tortina al pistacchio. Poi ho preso due confezioni di granerolo Alcalì, che questo è quello che costa meno. Perché in offerta lo Zimil non si usa più mettere. Questo costa 1,59 euro. Lo Zimil è arrivato a 2 euro. E 1,59 euro a pacco. Poi ho preso che c'era in offerta il dentifricio Colgate Max White. Questo qua con i minerali, non lo so, comunque basta che lavi dentro. Poi ho preso il tomato, quello che costava di meno era questo qua dell'Amato Mato, perché tabè costava troppo. Poi ho preso un altro formaggio spalmabile, non c'era in offerta purtroppo la Philadelphia, ma ho preso la Esquisa, che non è niente male. Un altro, perché quello era poco, quello che ho preso da Eurospin. Poi ho preso questo in offerta, questi biscottini della Galbusera integrali con la farcitura alla gianduia. Questi una volta li ho comprati, peccato, a me non mi piacciono queste confezioni a uno a uno. Io preferisco il pacco grande, purtroppo, ma tanti preferiscono così. Che poi una quello che vuole si prende, però vabbè, li consumerò perché sono troppo buoni questi ed erano in offerta. E poi come tisana, mi stavo prendendo quelle a cacao, al caramello. Però poi ho visto, io non lo so se una volta l'ho comprata e non mi è piaciuto oppure sì, siccome ho visto che c'è scritta pistacchio, mandorla al limone, sarà un pochettino più dolce perché c'ha la mandorla, però sicuramente è buona. Questa qua, della Sogni d'Oro. E ho preso questo. Niente da Deco, ho smesso, cioè ho finito di mostrarvi tutto. Io sono andata anche dalla Wicon, che mi era finita stamattina la matita per occhi, magari ve li farò vedere in un altro video, perché per ora l'ho posata di là, la crema per il corpo. Vabbè, chiudo qui il video e spero di esservi stata utile con i prodotti. Già, sono arrivata a 13 minuti di video, scusatemi se mi sono dilungata, ma è che ho preso tante cose. Vi saluto, vi ringrazio sempre dei commenti che scrivete e vi esorto a iscrivervi proprio al canale, perché vorrei arrivare a 1000 iscritti. Faccio che salgo e scendo con le iscrizioni, peccato. Non arrivo mai, magari le persone sono più attirate da altri canali, ma io questo faccio. E va bene, io vi saluto e come sempre ci vediamo al prossimo video e come sempre mando un bacio alla mia mamma. Ciao a tutti, ciao.